Oggi abbiamo l'opportunità di intervistare Leonardo Franceschini, che è il responsabile del marketing e della comunicazione del Tecnopolo CNR di Bologna e di Mr. Smart Innovation, che è un laboratorio di progettazione per la ricerca. Ciao Leonardo, grazie per aver accettato la nostra intervista. Ti va di presentarti intanto e raccontarci un po' come sei arrivato qui, sia dal punto di vista della tua formazione, sia del percorso lavorativo? Sì, allora innanzitutto grazie a voi per essere venuti a trovarci al Tecnopolo. Ci fa piacere poter raccontare ciò di cui ci occupiamo. In particolare io ho iniziato a lavorare nel mondo della comunicazione come giornalista. Ho una laurea in scienze della comunicazione, ho varie passioni e principalmente vengo dal mondo dello sport, sia come formazione, perché ho giocato a buoni livelli a diversi sport, sia perché credo che lo sport business sia un mondo ricco di spunti e anche in grado di innovare molto nella comunicazione. Ho fatto un master in sport business strategy a Ca' Foscari, ho fatto un master in tourism management a Roma 3, quindi un percorso per cui qualcuno mi direbbe: ma allora cosa c'entri qui? In realtà poi si sono connessi vari punti e da lì poi ho ricevuto un'offerta da parte di Mr. Smart Innovation per venire a fare comunicazione qui. Abbiamo messo in piedi, dopo 2 anni e qualche mese, un impianto che soprattutto in regione può essere un esempio e di ispirazione. Quindi ormai sono già 2 anni che sei in questo settore. Cos'è per te la comunicazione scientifica e la comunicazione del settore tecnologico? Per me, dopo che ho capito cosa si fa qui dentro, la ricerca deve essere un qualcosa che arriva a tutti. Perché se io capisco cosa succede nei laboratori di ricerca, cosa si sta sviluppando per i prossimi anni, sono tutte innovazioni che arriveranno poi anche attraverso questi oggetti a finire nelle nostre mani, rendermi conto cosa c'è dietro può rendermi una persona più consapevole, soprattutto adesso che l'integrazione tra tecnologie ed esseri umani è sempre più potente. Hai parlato anche tu della velocità dell'innovazione. Penso sia innegabile che durante questi ultimi decenni soprattutto ci siano stati degli enormi passi avanti nel campo della comunicazione sotto diversi punti di vista. Pensi che il settore scientifico e tecnologico stia riuscendo o sia riuscito a tenersi al passo con queste innovazioni oppure che stia un po' arrancando? Ti devo dire la verità, non credo purtroppo che ci si stia riuscendo, soprattutto in Italia. Per me è stato difficile perché non trovavo punti di riferimento. Questa è da una parte una sfida e da una parte ti toglie un po' la terra sotto i piedi. Perciò credo che purtroppo no, ancora non siamo riusciti a star dietro alle innovazioni in campo comunicativo che sono viste in altri business. E secondo te la responsabilità di questa difficoltà sta più in capo alle modalità con cui vengono fatte queste comunicazioni o in un pubblico che risulta poco interessato a questi temi? È troppo semplice mettersi da questa parte e dire non ci sto riuscendo perché gli altri non sono interessati. Non è semplice interessare parlando di questi argomenti, è un grosso compito, è anche una responsabilità, però esistono dei casi eccellenti che possono permetterci di svecchiare un po' questo tipo di comunicazione e puntare su una parola chiave che secondo me deve essere sempre alla base dei nostri ragionamenti in termini di comunicazione 2021, che è intrattenimento. In che direzione pensi che dovrebbe andare la comunicazione scientifica e tecnologica per riuscire a raggiungere un pubblico più ampiamente giovanile, pur mantenendo comunque un'accuratezza che in questo campo è necessaria? È importante creare una narrazione che prenda degli elementi di spunto da settori più innovativi in termini di comunicazione per impiantarli su quello che facciamo noi. È un lavoro molto rischioso, una pratica che non sempre funziona, perché come quando un organo viene impiantato in un nuovo paziente, non è detto che questo paziente lo assorba senza nessun tipo di controindicazione. Prima ho detto una parola che vorrei che venisse fissata in questa intervista, che è intrattenimento. Siamo tutti travolti da una quantità di informazioni e di immagini, video, audio, che facciamo fatica a fissare nella nostra mente. Perciò per adattarci e riuscire anche a raggiungere i giovani o quelli che tra 10 anni saranno i nuovi manager, la nuova classe dirigente, abbiamo bisogno di assolutamente uniformarci a questo modo di fare.
Facendo attenzione, perché è sempre un gioco di equilibrio, mi viene in mente, per estremo, l'ufficio stampa del Vaticano non potrà mai permettersi di andare su TikTok. Però qualcuno, non come loro, ma che comunque rappresenta la storia come il Museo degli Uffizi, l'ha fatto. Perché appunto gli Uffizi, che hanno dal 2015 o dal 2016 un nuovo direttore che... cito perché mentre si chiama Eike Schmidt, ha deciso di puntare sulla comunicazione digitale, sbarcando come primo museo del mondo su TikTok ed ottenendo in questo modo molto scherzoso quasi di scendere da questa aura che ha intorno la storia, la scienza molto seriosa e anche difficile da avvicinare, come se io, giovane, che sono abituato magari a delle live su Twitch, non potessi avvicinarmi a questo genere di informazioni, siamo noi a dover andare da loro. E lo possiamo fare senza aver paura di essere inadeguati. Ci deve essere un obiettivo, bisogna avere una morale, una direzione, ma non possiamo aver paura di fare intrattenimento portando un messaggio importante. E pensi che il settore scientifico e tecnologico possa riuscire in autonomia a gestire le sue comunicazioni con l'ambiente esterno, o che ci sia piuttosto bisogno del supporto dei comunicatori più esperti in materia? Credo che ci sia un disperato bisogno di portare dentro competenze di comunicazione. E almeno per me ha funzionato, possibilmente anche che siano persone che non abbiano preconcetti e si facciano anzi contaminare con apertura mentale da quello che gli viene raccontato qui, in una prima fase di ascolto, di studio, capire dove sei e poi dire ok, ho capito più o meno cosa facciamo e chi siamo, adesso vi dico come possiamo raccontarlo meglio all'esterno. E anche qui in regione, visto che stiamo parlando agli studenti di Unipo, ci sono grandi opportunità perché c'è bisogno di unire questo grande tessuto di PMI, ma anche di grandi realtà, e cercare di trasmettere all'esterno il saper fare. Perché spesso sembra che, ad esempio, Milano, con la sua finanza e i servizi e le start-up di servizi digital, sia l'unico motivo per cui l'Italia ogni tanto riesce a far parlare di sé anche all'estero in termini economici. In realtà non è così, ma la colpa è anche in parte, diciamo, sottovoce un po', di chi ancora non ha deciso di investire, aprirsi al mondo della comunicazione. Molto bene, grazie mille Leonardo per la tua disponibilità e per averci dato le tue impressioni su questo mondo, e noi non facciamo altro che augurarci che ci siano delle persone volenterose di cimentarsi nella comunicazione per il settore scientifico e che questo ambiente possa solamente crescere per il futuro. Grazie. Grazie a te Giulia.